Ciao ragazzi, ben ritrovati per le nostre lezioni di filosofia. Oggi parliamo di stoicismo, un'altra delle scuole filosofiche nate ad Atene in età ellenistica. Infatti, il fondatore dello stoicismo fu Zenone di Cizio, giunto ad Atene all'età di 22 anni. Egli si entusiasmò per il pensiero socratico attraverso la lettura dell'Apologia di Platone e dopo il giardino di Epicuro nacque una scuola nel 300 che aveva un portico dipinto, in greco stoa. Appunto, stoicismo deriverebbe da qui, dove Zenone insegnò fino alla morte, avvenuta intorno al 263 a.C., ma delle sue opere si sono conservati pochi frammenti. Gli stoici, nei loro scritti, approfondiranno i temi della logica. In particolare, per gli stoici, il ragionamento per eccellenza non è il sillogismo dimostrativo di Aristotele, ma il ragionamento anapodittico, cioè ragionamento non dimostrativo, un ragionamento dove è immediatamente evidente non solo la premessa, ma anche la conclusione. Alla base della filosofia stoica vi è la convinzione che il mondo sia sorretto da un ordine immutabile e necessario. Tale ordine, o logos, o principio attivo del cosmo, è Dio stesso. Ecco perché la fisica stoica si riduce di fatto ad un sostanziale panteismo, su cui torneremo tra un po'. Secondo gli stoici esistono due principi, il principio passivo, che è la materia, e il principio attivo, che è Dio, cioè la razionalità, che agendo sulla materia produce i singoli esseri. Principio attivo e principio passivo, cioè materia e Dio, coincidono, sono una realtà unica, poiché uno è la materia, uno è il principio attivo, uno è anche il cosmo che tutto in sé abbraccia, per questo si parla di monismo. Per quanto riguarda il panteismo, possiamo riassumerlo così: Dio è in tutto e tutto è Dio. L'incorporeo per gli stoici è privo di essere, in quanto non può né agire né patire. Gli stoici ammettono solo quattro specie di cose incorporee: il significato in ambito logico, il vuoto che è concepito come assenza di un corpo ed è collocato fuori dal cosmo, il luogo che è inteso come ciò che è occupato interamente da un corpo e il tempo che è l'intervallo del movimento ed è per giunta infinito, mentre nessun corpo per gli stoici è infinito. Anche gli stoici aderirono al mito dell'eterno ritorno come rotazione del cerchio su se stesso in un punto. Questo punto è il fuoco, che si identifica con la sostanza eterna, primordiale, in quanto la unifica e la pervade. Tale fuoco è inteso però come un soffio caldo. Crisippo, per esempio, parla della mescolanza di fuoco e aria, pneuma, il respiro vitale dell'universo. Il fuoco cosmico è Dio stesso, visto come ragione seminale del mondo. Solo il Logos però è veramente eterno, mentre gli altri sono dei di lunga vita, ma nascono e muoiono insieme alle vicende cicliche del cosmo. Il Dio stoico, inoltre, è un Dio impersonale, per cui per gli stoici non ha senso la preghiera e l'uomo per realizzarsi non ha nessun bisogno di Dio. Per gli stoici l'universo è sferiforme, alla periferia stanno gli astri che sono fatti di fuoco e sono esseri animati, viventi e divini, e al centro sta la Terra. L'universo è poi finito, ma circondato dal vuoto infinito. Piante e animali sono in funzione dell'uomo. L'universo è il sistema costituito dagli dèi e dagli uomini e dalle cose create per loro. Si può quindi parlare di antropocentrismo. Il mondo è generato e quindi corruttibile. Al fatidico compimento dei tempi avverrà una conflagrazione universale, ossia una generale combustione del cosmo, e ci sarà solo fuoco. Seguirà una nuova rinascita e tutto si ricostituirà esattamente come prima. Rinascerà il cosmo, questo medesimo cosmo, il quale per l'eternità continuerà ad essere distrutto e a rigenerarsi. Ecco qui l'eterno ritorno. Dal momento che è identico, è il logos e identiche sono le ragioni seminali da cui tutto trae la propria origine. Se tutte le cose sono prodotte dall'immanente principio divino che è logos e quindi razionale, tutto è come la ragione vuole che sia e come non può non volere che sia. Tutto è esattamente come deve essere e l'insieme di tutte le cose è perfetto. Pur essendo le singole cose imperfette, hanno la loro perfezione nel disegno del tutto. La provvidenza stoica non è altro che questo finalismo universale. È inoltre una provvidenza immanente, non trascendente, che coincide con l'anima del mondo, con il mondo panteisticamente inteso. La provvidenza, vista sotto un'altra prospettiva, si rivelerà come fato e come destino, ossia come ineluttabile necessità. Partendo dal presupposto che il destino di ogni uomo si identifica con l'ordine necessario del mondo, e poiché tale ordine coincide con la ragione divina stessa, il saggio accetterà questo suo fato senza combatterlo. Nell'etica stoica la vera libertà consiste proprio nell'accettazione del proprio destino.
L'uomo saggio dovrà praticare l'indifferenza di fronte alle cose che possono turbarlo, come la ricchezza, la bellezza e molte altre. Pur nell'affermazione di un ordine divino necessario che pervade la realtà, per gli stoici l'uomo è libero. Come si spiega questo? La sua libertà, per gli stoici, coincide con l'essere causa di sé e delle proprie azioni, e cioè è autodeterminazione. Tuttavia, la libertà non consiste nella possibilità di scegliere fra più alternative, è piuttosto il riconoscimento dell'ordine naturale, divino, razionale, che governa il cosmo. Ne consegue che solo il sapiente che conosce l'ordine razionale dell'universo, cioè il destino e la provvidenza, è libero. Veniamo all'anima. L'anima per gli stoici è soffio divino presente nell'uomo, partecipa del logos, vivifica il corpo ed è immortale. L'essere che maggiormente partecipa del logos divino è appunto l'uomo, pertanto a lui spetta la posizione centrale nell'universo stoico. L'uomo, infatti, oltre al corpo, è dotato dell'anima, che altro non è che parte del soffio vitale che pervade l'universo, ed è comunque corpo, seppure corpo privilegiato. L'anima pervade interamente il corpo umano, vivificandolo e presiedendo alle funzioni vitali. Dal momento che primo e originario è l'istinto della conservazione e la tendenza all'incremento dell'essere, allora bene è ciò che conserva e incrementa il nostro essere, male è invece ciò che lo danneggia e lo diminuisce. Ebbene, secondo gli stoici, il bene morale è appunto ciò che incrementa il logos, il male ciò che lo danneggia. Il vero bene per l'uomo è solo la virtù, il vero male è solo il vizio. Da essere che vive nel chiuso della sua individualità, come voleva l'ideale etico epicureo, ricorderete il vivi nascosto di Epicuro, l'uomo torna a essere animale comunitario. L'uomo, più ancora che per associarsi in una polis, da cui appunto viene il termine politico, è fatto per consociarsi con tutti gli uomini. Su queste basi gli stoici sono fautori del cosmopolitismo, del sentirsi cittadini del mondo intero. L'uomo viene proclamato strutturalmente libero, infatti nessun uomo è per natura schiavo. I nuovi concetti di nobiltà, di libertà e di schiavitù vengono interiorizzati collegandoli alla saggezza e all'ignoranza. Vero libero è il saggio, vero schiavo è lo stolto. Le passioni, da cui dipende l'infelicità dell'uomo, sono per gli stoici errori della ragione o comunque conseguenze di essi. In quanto tali, esse devono essere distrutte, estirpate, sradicate totalmente. Il saggio, curando il suo logos, non lascerà neppure nascere nel suo cuore le passioni o le annienterà nel loro stesso nascere. E questa è l'apatia stoica, cioè l'assenza di ogni passione, la quale è sempre e solo turbamento dell'animo. La felicità coincide dunque con l'apatia, con l'impassibilità. E veniamo da ultimo al suicidio stoico. Quando le circostanze impediscono l'esercizio della virtù, il saggio può decidere di rinunciare alla vita, suicidandosi. Bene, il ripasso dello stoicismo è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!